Buonasera amici della pipa, buonasera e rieccoci in un nuovo video. Ho voluto dare questa sera un specie di tocco vintage al video con questa vignettatura e un colorito un po' più invecchiato con questo filtro. Se fa schifo ditemelo, no, non c'è problema. Ho voluto provare così qualcosa un po' di diverso dal solito, tanto per cambiare un pochettino. E niente, spero tutto bene. Che a voi vada tutto bene, è finita finalmente la settimana, o quasi, per i più tanti sì, perché è venerdì, domani è sabato, io purtroppo lavoro ma solo la mattina, 4 orette, quindi poi mi rilasserò un po' il pomeriggio, faccio un bel giretto e ovviamente mi porterò una pipa dietro, se riesco me la fumo anche, e niente. Sono contento degli iscritti, siamo a 180, sono veramente... Sì, 180, ero bloccato perché non mi ricordavo più il numero. E no, 180, li ho controllati prima e è buono, un bel numero. Siamo a 2 mesi e mezzo dall'inizio, 180, sono molto contento, ecco, di questo risultato. Allora, questa sera, bando alle ciance, andiamo a provarci un tabacco di cui ve lo dico già, non ho la scatola perché l'ha comprato mio fratello e me ne ha dato una specie di quasi metà, diciamo, di scatola, e quindi l'ho provato un pochettino in questi giorni e ce ne fumiamo una fetta insieme questa sera. Ed è il Capstein Blue. Capstein è ancora una scatolina azzurra blu, che è un Virginia. Poi vi metterò la foto nella descrizione del video, nell'immagine, diciamo, di copertina del video, così riuscite a vedere anche la scatola e il nome bene del tabacco, e lo scriverò nel titolo del video. Capstein Blue, che è un Virginia Flake. Questo sono i flake molto molto larghi, ben umidificati. Questi sono i flake e non sono niente male. È un tabacco leggero, direi medio come forza nicotinica, si fuma bene, sta abbastanza ben acceso, forse un pochettino umido questo, e comunque l'ho comprato da poco, quindi è ancora un pochettino umido nella confezione. Vediamo adesso poi pian pianino dove classificarlo, anche se quella è una cosa che, giustamente, un po' come tutto, va molto a gusto, a parere personale. Però tra i Virginia che ho provato non so bene dove classificarlo, ma adesso vediamo un attimino dove potrebbe stare meglio. Allora andiamo a caricare, io lo piego e lo arrotolo e lo ficco dentro la pipa brutalmente, senza proprio andare a sminuzzarlo troppo, a spezzettarlo. Vediamo se mi darà difficoltà all'accensione o no, perché giustamente più rimane intero, più rimane magari una fumata intensa e saporita, diciamo, ma faticherà un pochettino ovviamente ad accendersi. Allora, l'accendino dove l'ho lasciato non lo so, ce l'ho là, giuro torno. Tornato. Allora, niente, andiamo ad accenderlo. Andiamo poco a mettere. Stavo dimenticando, cavolo. Lo andiamo a fumare in una Paronelli fatta a mano. Questa è la Black Knight, come la canzone di Deep Purple. La Black Knight è una semicurva molto alta e dal fornello molto capiente. Una bella radica, abbastanza fine qua, diciamo, davanti. Se fumato con tabacchi aromatizzati e andiamo ad accendere un po' di volte, sono tabacchi magari umidi, scalda leggermente, ma è una pipa che comunque fuma bene. A perugiola a me non ha mai dato troppi problemi, a seconda, anche poi dipende ovviamente dai tabacchi, da come conserviamo i tabacchi e dalla fumata, non solo dalla pipa. Ha questa veretta fornello, corpo della pipa, diciamo, in radica verniciata liscia di colore nero. Dentro non è di quelle pre come si può dire pre
rodate, che hanno comunque il fornello nero ma è colore radica all'interno, invece nera verniciata fuori, il bocchino in metacrilato e la cosa bella è questa veretta, a me almeno è piaciuta questa per questa particolarità, ha questa veretta in metacrilato fatta tipo, non so come dire, in maniera colorata, quasi come coriandoli, quasi sembra il costume di Arlecchino con tutti i colori, lo sfondo bianco e poi c'è tutti i quadratini, tutti i cubetti colorati, rossi, azzurri, gialli, verdi, neri, arancioni. È carina, non so se adesso si metterà mai a fuoco questa distanza, però più o meno si vede. Ok, andiamo a provarla insieme. Allora, a parte l'accensione un po' difficoltosa del tabacco, che lasciandolo un po' così grossolano ci vuole un pelino di più, fatica un po' a accendersi. Ok, tabacco molto neutro come gusto, diciamo forse il più neutro, il più puro che ho assaggiato di Virginia fino adesso, in flake. Io come tabacco che prediligo maggiormente di Virginia in Flake, il Full Virginia Flake della Samuel Gavitt, quasi a pari merito, ma leggermente sopra rispetto al Best Brown, sempre della Samuel Gavitt, che appunto è sempre un Virginia, ma forse lo metto leggermente sotto, ma veramente di poco rispetto al Full Virginia Flake, anche se comunque è buonissimo tabacco. Poi anche lì sempre vicinissimi tutti e tre, e anzi sono indeciso a volte se metterlo come secondo o terzo, se vogliamo fare una classifica. Ovviamente è un po' una scemata fare una classifica su dei tabacchi che sono tutti comunque dei buonissimi tabacchi. Come secondo o terzo metterei il Navy Flake della McBaren. Anche se a volte, a seconda delle fumate, a seconda della pipa, rimane un pochettino più stucchevole forse. Questo perché non è completamente un Virginia, un Full Virginia. Infatti, teoricamente non si dovrebbe neanche inserire in questa classifica, perché anche se il tabacco contenuto maggiormente al suo interno è Virginia, contiene anche una piccola quantità di Burley e Cavendish, e quindi non ha senso, non avrebbe senso inserirlo in questa classifica. Mentre questo, il Capstan, a me piace veramente tanto, ma è un pochettino neutro, nel senso che non ha una grande esplosione di sapore come gli altri che ho citato prima. Togliamo pure il McBaren, che alla fine non c'entra molto con questo. Rispetto agli altri due della Samuel Gavitt, il Full Virginia e il Best Brown, è un po' più neutro, un po' più leggero, un po' più con meno sviluppo aromatico durante la fumata e meno sentori persistenti, ecco. Sia all'odore, all'olfatto che anche al gusto, e anche nell'ambiente, molto leggero, molto neutro. Brucia bene,
accende abbastanza bene. Adesso ci ho messo un pochettino di più perché comunque ne ho messo abbastanza e l'ho messo senza minimamente sminuzzarlo, quindi fatica un pelino. È buono, ha dei grandissimi sentori erbacei, un buon profumo, un retrogusto quasi mielato, abbastanza dolce. È buono, un tabacco abbastanza neutro che secondo me può essere un pro e un contro, perché diciamo che può avvicinare un po' tutti ai flake. Come primo flake potrebbe andare benissimo, se piacciono ovviamente i Virginia e i tabacchi non troppo corposi. E anche appunto non avendo dei gusti estremamente forti e particolari, non se ne può dir male, ecco. Se uno cerca una gamma aromatica più vasta e un po' più di complessità nell'aroma di questo tabacco, non va a nell'aroma del tabacco, diciamo, non va a prendere sicuramente questo, però non è male. Sta acceso bene, non scalda, fortunatamente non scalda. Si rafforza un pelino durante la fumata, rimane comunque un tabacco abbastanza leggero. Nell'ambiente non dà fastidio, anche per uno che magari non fuma la pipa o dà fastidio un po' l'odore di fumo, questo è abbastanza neutro, cioè non, anche dopo la fumata non impesta l'ambiente di odori particolari. Anzi. Niente, io mi finisco di fumare il Capstein nella mia Paronelli. È una bellissima pipa, un po' particolare, un po' diversa. Ah, il Capstan costa 14 euro, la latta da 50 grammi. Questa pipa invece l'ho comprata sul sito, forse su, non mi ricordo se su eBay o sul sito di Paronelli, già parecchi anni fa. L'ho presa, mi sembra, allora, sarà stato il 2009-2010, e l'avevo pagata, mi pare, sui 50-55 euro spedita. Quindi una cifra più che accettabile, più che buona per la qualità della pipa, anzi, molto bene. Ok, mi finisco la pipa e ringrazio sempre tutti, grazie dei commenti che mandate, siete sempre numerosi, mi fanno piacere. Se avete anche voi questo tabacco, volete provarlo, fatemi sapere, e se avete anche questa pipa, fatemi sapere come vi trovate. E niente, ditemi più che altro se vi va qual è il vostro Virginia in flake preferito. Che sono i tabacchi che preferisco, i Virginia e i full Virginia, diciamo, quelli che contengono solo Virginia. E almeno ne conosco magari altri che non conosco, e se ho anche, diciamo, delle vostre opinioni, meglio, così le vado un po' a scoprire e se li trovo a provare insieme, così mi faccio un'esperienza in più e magari li recensirò qua nei video. Grazie ancora e al prossimo video. Ciao, 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 grazie.